Enologica 2019, siamo qui in compagnia dell'assessore regionale all'agricoltura dell'Emilia-Romagna Simona Caselli. Il progetto Enoturismo Accoglienza in una regione come l'Emilia-Romagna che è ricchissima di prodotti tipici di eccellenza, da Rimini a Piacenza, da Piacenza a Rimini. Qual è la portata di questa realtà? Enoturismo Accoglienza. Da noi una portata molto alta già da parecchio tempo. Noi fin da Expo abbiamo impostato la comunicazione della nostra regione dal punto di vista dell'enogastronomia proprio sul binomio col turismo, tant'è che abbiamo anche preparato un'app che si chiama Via Emilia Wine and Food, che oltre a dare l'elenco di tutti i vini, cantine, con anche una classifica dei vini fatta dall'AIS, dai sommelier dell'Emilia Romagna, propone anche gli itinerari turistici e propone l'accoglienza, itinerari che permettono di visitare una cantina, ma anche una cettaia piuttosto che un caseificio di parmigiano reggiano, un prosciuttificio. E devo dire che questo tipo di turismo sta facendo numeri estremamente importanti nella nostra regione. Sappiamo che il 60% di chi viene qui lo fa anche per una ragione enogastronomica. In questo l'Emilia Romagna è famosa soprattutto per il cibo, meno per il vino, ma è un peccato perché in realtà il vino si è molto diffuso. L'accoglienza è un'accoglienza composita che è fatta ovviamente di tutto il settore alberghiero ed è fatta anche dagli agriturismi che alle volte sono anche all'interno di aziende agricole di produzione vinicola in particolare. Nel giro di meno di un mese, probabilmente in qualche settimana, approveremo anche la delibera che recepisce il nuovo provvedimento nazionale sull'enoturismo, quindi daremo anche per l'Emilia Romagna tutta una serie di requisiti che permetteranno anche a chi ha delle cantine di aprirle al pubblico e di proporre queste degustazioni che danno un'idea di territorio molto forte. Poi è chiaro che Enologica aiuta molto proprio in questo senso perché propone un itinerario prevalentemente culturale nell'approccio al vino. Grazie mille, assessore, grazie.